Una parte di telespettatori si sta seriamente stancando della situazione che sta continuando ad Amici 23 di Maria De Filippi, tanto che persino l'intoccabile conduttrice sta ricevendo critiche tra X ed Instagram. I risvolti che vedono Gaia in gioco dopo l'infortunio continuano ed ora ci si mette anche Raimondo Todaro. La ballerina è l'ultima allieva rimasta all'ex simbolo di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci e questo per la maggioranza del pubblico legato ad Amici 23 è la prova di un presunto trattamento speciale che lui e lo show starebbero riservando per Gaia. Raimondo Todaro ha fatto parlare di sé per una frecciata social. Nonostante il miracolo che l'ha appena investita ad Amici 23, Gaia si starebbe tormentando a causa del non più corrisposto amore per Mida che starebbe ormai pensando solo a Marisol. In più gran parte della classe non sarebbe d'accordo con la possibilità opportunità data alla ballerina, insomma è un momento critico a 360 gradi. Va avanti col cielo di un'altra. Ha detto la rivale ballerina e lo pensa pure l'altro citato. Dategli la coppa ormai. State apparecchiando il tavolo che già la vedo dopo tre settimane volare in finale e rubare una vittoria ad altri che si sono smazzati. Persone che si sono opposte a Gaia e la sua decisione, Mida, Dustin, Sofia, Marisol, Sara e lievemente Petit. Persone che erano d'accordo con Gaia, Ligio lì pagliaccio. Persone che san state zitte per paura, Martina, amore esprimiti. Persone non presenti nel daytime, Holden, dove cazzo sta? Dopo la frecciata di Marisol, è intervenuto Raimondo Todaro, che sembra averla ripagata con una simile moneta. Il prof è finito al primo posto della rubrica I nuovi mostri di Striscia la notizia per il suo ballo con Anna Pettinelli, che è caduta a terra. Traguardo. Arrivare primi con il cielo degli altri, ha replicato così e gli spettatori si sono scatenati su, bacio, nessuno la ama quanto Raimondo, è raccomandata solo perché Todaro non ha più ballerini, bravi loro che hanno il coraggio di dire la verità, Todaro pessimo, si legge.